A Bicelle prosegue la rassegna Storia Santa Margherita cura dell'Associazione del Centro di Studi Normanno Svevi e la delegazione di Andrea Barletta Trani del FAI, col patrocinio del Comune di Bicelle. Titolo del sesto incontro: Medioevo e risorgimento, l'invenzione della identità italiana nell'Ottocento. Relatore, il professore ordinario di Storia medievale presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Duccio Balestracci. Professore. Indubbiamente il Risorgimento ha dato quel senso di unità del paese, però ci sono tante leggende e tante tanti quesiti ancora aperti? Una delle prime leggende è la famosa frase famosa, quelle con cui ci ammorbano quando andiamo a scuola, abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani, di D'Azeglio, non l'ha affatto detta D'Azeglio, disse qualcosa di molto diverso eh, il Villari che disse abbiamo a che fare con gli italiani antichi e adesso dobbiamo avere a che fare con gli italiani nuovi, che è una cosa completamente diversa, ma questo rendeva tutta l'idea del problema, il problema era quella di trovare una matrice che in qualche maniera valorasse l'esperienza del risorgimento, il tentativo di costruire, poi ricostruita l'Italia unitaria. Dove andare a cercare le matrici di questa, nostra, di questa nostra identità? Identità è un termine che io uso fra virgolette, non mi piace, ma è l'unica che posso, che posso usare. Non nella latinità che trascendeva l'Italia, non nei famosi secoli grigi della, della storia italiana, quella dell'età moderna che erano visti come momento di appannamento, ma nel Medioevo. Nel Medioevo dove si trovavano tutti i miti che in qualche maniera eh, potevano eh, solleticare la, la vanità e l'identità degli italiani, i comuni, la libertà, che non era la libertà per niente, il fatto di aver eh, sconfitto sul campo di battaglia un imperatore tedesco e di aver riaffermato la libertà delle città italiane che non ci pensavano nemmeno a, a qualche cosa che prescindesse dall'impero. Se all'indomani in Legnano, qualcuno avesse chiesto ai milanesi se non si sentivano più parte dell'impero, i milanesi gli avrebbero dato di pace. Perché non era assolutamente questo, ma tutti questi luoghi comuni erano quelli che in qualche maniera facevano l'identità italiana, erano quelli nei quali gli italiani si eh, identificavano. Il Medioevo era un'epoca eh, un suggestiva, un'epoca che eh, in qualche maniera identificava ciò che era, stato, che era, che era stata la matrice, la matrice italiana. Ecco quindi che il risorgimento si nutre di Medioevo, non soltanto il risorgimento, tutto l'Ottocento, ma il Medioevo in grandissima parte la matrice di quella che ancora oggi popolarmente definiamo la nostra identità estremamente falsa, estremamente eh, come dire, eh, frutto di manipolazione, ma quella che ancora oggi sentiamo profondamente. Identità nazionale, poi siamo in realtà ancora l'Italia dei comuni, dei campanili. È un'idea sbagliatissima, è un'idea quella di identità assolutamente eh, da rifiutare, l'identità non esiste in natura, l'identità è in parte quella che ciascuno di noi si sente e soprattutto è quella che gli altri danno a noi.